Via. Ciao Giorgio, oggi 22 Ciao. Dicembre, manca 3 giorni a Natale, quindi vabbè, come facciamo comunque gli auguri a chi ci segue. Natalis soli invictis. Invicti, esatto, proprio così. Invicti, scusa. Soli invincibile. Solis invictis, ho sbagliato l'S. Ho capito, quindi soli invictis, giusto. Comunque vuoi fare gli auguri a chi ci segue. Sol solis, la S l'ho messo sì. qua. Benissimo, facciamo gli auguri a chi ci segue, perché poi non so se il prossimo giorno registriamo. Ma siamo sicuramente dopo Natale. Ma sì, ma comunque... gli auguri consigliamo la lettura di un simpaticissimo romanzo sì. scritto da Cristiano Storia Kusterman. Di Narnia, il Conte d'Africa. Storia di Narnia, che è ambientato nel tardo impero romano, dopo l'assassinio, il vile assassinio fatto per conto di Onorio, il vile, vilissimo Onorio, causa fondamentale della decadenza dell'impero d'Occidente, purtroppo, del grande generale Stilicone. Ah, già che l'hai detto, sì, l'hai detto già tempo fa, mi ricordo questa lo storia. Lo ricordiamo, è tutta una storia molto bella, dopo che si dipana. Certo. Piacere, comunque... E anche, è un racconto, vedi, è un romanzo storico-archeologico, perché uno impara tante cose da questo romanzo. Molto bene, buona sapersi, caro. Autore i nostri si amici... chiama Cristiano Lorenzo Kusterman. Benissimo, quindi gli amici sicuramente con uno di loro vorranno vedere, cioè il collegio sto libero. Comunque dicevo di fare gli auguri a chi ci segue, ai suori, alle frate, agli amici, a tutti quanti, e gli auguri, soprattutto un auguro speciale lo facciamo al cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, sperando che faccia un Crescenzio. Vabbè, De Crescenzio Sepe. De Crescenzio. Sua eccellenza De Crescenzio Sepe. Sperando che faccia buon uso del tesoro di San Gennaro. Ecco, tutti i frati che ci seguono, i suori, i parroci, i miei 5 parroci carissimi che saluto, loro i fedeli che, insomma, che so a cui loro mi seguono, come hanno detto, e anzi uno mi ha anche scritto 2 email, che ma niente di particolare, comunque mi dice, mi ha fatto gli auguri andare avanti così, però non so se vi ho lanciato più di tanto, vabbè, comunque sono passati ormai qualche migliaio di Natale, ma è anche di Pasqua, la Chiesa però... di cose determinanti è sempre uguale, è sempre lì, e quindi questo deve cambiare. Insomma, io mi aspettavo e mi aspetto prima di tutto una visita pastorale di Jorge Bergoglio a Damasco, ma lui con qualche cardinale lo porta lì e stanno lì fino a quando sistemano le cose, così dimostra che la pace la vogliamo veramente, altrimenti vuol dire che ci prendiamo in giro. Numero uno. Numero due, una presa netta appunto della Chiesa contro il grande capitale apolide internazionale che sta rovinando il mondo, nazionalità eccetera, che ormai è un fatto acclarato e documentato, e quindi vorrei che la Chiesa facesse azioni in questo senso. E poi numero tre, io ho seguito un po' questi forconi, sì, c'è stato questo sussulto di rivolta, però voglio dire, si è un pochettino, ma come da quello che mi è arrivato, non so, perché sai com'è, qui sono in esilio e non sempre ho libertà di ascoltare, di vedere quello che accade, no? Fuori da questa regione di esilio, ormai dai tempi dei romani, che qui no, ho avuto in esilio, insomma anche nei tempi dei romani c'è qualcuno in esilio, poi ho avuto in esilio Carlo Levi, mo ci sono io. Voglio dire, vabbè, tutto quello che vuoi. Poi dicono che Cristo si ferma a Ebro, per forza si ferma a Ebro, poi si ferma anche a Roma, se avanti così, cioè qui è diventato un casino. Comunque, Giorgio, prima di introdurre quello che tu hai di interessantissimo da dirci, come sempre, puoi dirci qualcosa sui forconi, la tua idea, la tua impressione, per favore? Sì, ma prima dei forconi, sì. Tu mi hai fatto venire in mente una poesia che fu attribuita al Mazzini. Ah. Sì. Ai tempi antichi, barbari e feroci, sì. appendeansi gli assassini alle croci. Ah. Nei tempi moderni, che sono più leggiadri, si appendono le croci in petto ai ladri. Ah, questa sì che si... Caspita, ragazzo mio. Purtroppo accade così. Ma bravo, Beh, se questa poesia, insomma, questo, diciamo, questo sonetto viene dato a Mazzini, beh, questo Mazzini c'è, insomma, sì, si dimostra... Sì, mi risulta che fu attribuito a uno. E questo Mazzini si dimostra veramente un grandissimo... Scritture del Mazzini. Si dimostra veramente un grandissimo, insomma,
un pensatore, oltre a grande patriota, ma comunque sia anche uno che insomma capiva molte cose. Conosceva i suoi polli. Direi di sì, in questo caso sì. Ecco, poi, sempre per rimanere nell'ambito della Chiesa, vorrei fare presente un'altra considerazione, ed è questa, che è caratteristica delle classi dirigenti, di tutte le classi dirigenti, nella storia dei popoli, è quello di cooptare tra di loro, no, anche gli elementi delle nuove emergenze, le nuove categorie emergenti, no, che emergono sempre quando cambia la Weltanschauung generale, quindi quando c'è un nuovo paradigma e una nuova modalità con cui la massa delle persone affronta l'esistenza, la vita e soprattutto la conoscenza. La Chiesa questo l'ha fatto sempre ed è riuscita in questa maniera a rimanere in piedi, ma non come pensano e dicono loro signori, cioè loro, no, che dice la Chiesa essendo promanazione, niente un po' di meno, di Cristo, la Chiesa dovrà rimanere sempre in piedi. No, è una cooptazione di classi dirigenti quello che conta. E bisogna saperlo fare con stile, lo sanno fare loro, tant'è vero che la Chiesa ha sempre tenuto a cooptare, a riuscire a convincere elementi della vecchissima aristocrazia, ai quali poi riserva sempre posizioni di alto rango, insomma, un principe, un ex marchese, un ex conte, eccetera, che si fa prete, non è che lo mandano a fare il prete di campagna, lo mandano subito, è vero, nelle varie ambasciate, nelle varie, capito, strutture genere. Bene. Lo fanno cardinale e quant'altro, d'altronde. E così è capitato, e così ora capita. Lo stesso Pio XII, Papa Pacelli, veniva proprio dall'aristocrazia romana, dalla cosiddetta aristocrazia nera, e tra l'altro lui aveva anche reso nobili non so quanti suoi parenti, secondo il principio fondamentale, del nepotismo tipico e classico delle classi dirigenti romane, come possiamo vedere adesso a Roma, attraverso tutta i Italia, figli dello Stato, una brutta malattia, l'università, questa qui, il nepotismo e quant'altro. Perché abbiamo un sacco di incapaci così. Sì, il nepotismo però serve per mantenere intatta la trafila dell'autorità. Fin tanto che ho la possibilità di mettere mio figlio, mio nipote, mio zio, mia nipote, la figlia di una prostituta, il figlio di una concubina e quant'altro, io detengo il potere, come ha dimostrato un grand'uomo, perché sicuramente Napoleone era un grand'uomo, il quale vinceva le battaglie, vinceva le guerre, ma poi nel momento in cui doveva sistemare qualcuno, o ci metteva i suoi marescialli, e aveva anche ragione, ma ricordiamoci che un maresciallo lo tradì, Murat lo tradì, e un altro ancora fece guerra contro di lui, quindi insomma bisogna stare attenti. Mentre i fratelli, le sorelle, li aveva piazzati tutti, però non credo ci sia mai stato uno tra queste persone che lo abbia, forse Giuseppe, che lo abbia saputo aiutare, a secondare nei suoi progetti. Non mi risulta. Bene. La De Forconi cosa mi dice allora? Si fa, ma insomma. De Forconi cosa ne pensi? De Forconi cosa ne pensi? Per quanto riguarda i Forconi, ho fatto questa piccola deviazione, parlando appunto della Chiesa, perché la struttura di potere che c'è oggi è strutturata soprattutto per ammorbidire questi conati di rivolta. Più questi conati si rendono, come dire, plausibili, nel senso che si rendono visibili attraverso manifestazioni di piazza, più sono controllabili. Beh, sì. Ma non perché, come pensano tanti cretini, e glielo dico in faccia adesso, cretini, i Forconi facciano parte del sistema, è che il sistema è strutturato per affrontare questi problemi.
che d'altronde è la stessa cosa. Adesso ricordiamoci bene, durante la rivoluzione francese, che è stata una rivoluzione di vertice, perché nel momento in cui la borghesia ha soppiantato l'aristocrazia, poi la lotta se l'è vista all'interno delle strutture istitutive e istituite dalla borghesia, che erano appunto i vari parlamenti che man mano si sono succeduti. Il popolo, con tanto che si agitasse, non ha fatto niente. Ecco, l'unica cosa che sempre della rivoluzione francese dobbiamo dire è che l'unica strage veramente consistente è stata costituita dalle stragi le famose stragi di settembre, in cui hanno massacrato i nobili, ma i nobili erano in galera, quindi quelli sono entrati in galera e, approfittando del fatto che quelli erano in galera, li hanno massacrati. Per il resto, per la morte che c'è stata, per le stragi che ci sono state, è stata una sequela di ghigliottinamenti che avvenivano di fronte a un popolo che poteva anche essere esultante, ma per il più delle volte era attonito. Questo popolo vedeva transitare per le vie di Parigi, parlo di Parigi, penso parlare della Vendée, lì è stata una guerra vera e propria, per cui è stata una guerra di eserciti. Poi altre cose, come l'assedio di Tolone, ma anche lì sono state cose di eserciti, cioè organizzazioni militari veri e proprie, tant'è vero che Napoleone si è fatto proprio all'assedio di Tolone. Ma quello che volevo dire del popolaccio, noi lo immaginiamo, lo vediamo nei filmati, come questi che urlano, sbraiti, ma non urlavano per niente, anzi dobbiamo dire che a fronte del ghigliottinamento di massa che ci è stato a Termidoro, queste sono riflessioni che noi dobbiamo fare, perché sennò non capiamo come va avanti la storia, questi hanno ammazzato alla ghigliottina un'ottantina di persone che potevano tranquillamente essere aiutate dal popolo, perché erano gli esponenti del potere popolare che si era raggruppato nella Comune di Parigi, quegli stessi che poi hanno fatto la Comune un centinaio di anni dopo, 1870, ma i motivi, le ideologie erano le stesse dei seguaci di Robespierre, di Couthon, e li hanno ghigliottinati tranquillamente mentre il popolo stava lì a guardare. Quindi non dobbiamo aspettarci nulla dai forconi. L'unica cosa che possiamo sperare è che i forconi, nelle loro manifestazioni e quando sono intervistati, dicono cose sensate e facciano capire tante cose alla gente. La gente, la massa non ha ancora capito niente, non sa qual è la temperie nella quale noi ci troviamo, non sa che l'Europa è controllata solo da loro signori, loro si sono impossessati dell'Europa come al suo tempo sempre loro si sono impossessati del Vangelo, che era tutt'altra roba, e hanno creato una religione inserendoci dentro elementi che non sono assolutamente ricollegabili all'ideologia di fondo del Vangelo, l'ho detto 100.000 volte, e queste sono le cose che ritengo che siano le più importanti, no? Sì. E come ha descritto, niente poco di meno che la Ida Magli, in questo importantissimo libro di cui consigliamo la lettura, la lettura anche perché costa pochissimo. Certo, no, è un libro che Ida Magli merita, io ho già ordinato. Dopo leggeremo qualcosa, ma prima ancora dobbiamo fare un paio di saluti. Intanto questo. Una Telecom Italia, una è pubblica, invece adesso cos'è che è? Adesso degli spagnoli. E più che private, in mano sempre a loro signori. C'è il controllo ovviamente della comunicazione, è roba di loro signori. Poi ci mettiamo anche questo, vedi caro? Saluta il tuo papà. Saluta il tuo papà, saluta Falentino, saluta il tuo papà, saluta Letta. Letta. Falentino, facciamo salutare a Letta, sì. Saluti il tuo Monkey, papà. Willy Monkey. Eccolo qua. Bello. La scimmia. Capito? Willy. No, Letta che fa, sai, quelle gesti di... Sì, saluta il tuo papà, come quello...
come quello che pretendeva di parlare ai sordovuti, fatto così, gesticolando. No, ma ha fatto anche gesto l'ombrello, hai visto? Ha fatto gesto l'ombrello, ha fatto anche. Sì, e beh, certo. No, lui si sono accorti, beh, perché quando ha fatto gesto l'ombrello, ha detto così, cosa dice? È lì che si sono perché è lì che si sono sospettiti, ma perché va? Dice, ma chi è questo? No, perché lui ha detto un esperto del linguaggio muto. No, lui ha detto, voi pensate che Mandela è stato di qua di là, no? E invece non è così, perché in effetti è uscito un articolo pochi giorni fa su Aurora, un bel dossier su Mandela, che gli hanno fatto il pelo e il contropelo. Mandela ha lavorato in Sudafrica come un dipendente del Mossad, cari signori. Però vedi, questo ci permette di dire alcune cose. Allora, pochi giorni fa, la fonte, ora c'è un bel articolo, lo so. L'influenza l'ho letto anch'io in parte. Ecco, quindi vedi. L'ho letto in parte perché a un certo punto mi sono reso conto che erano considerazioni ovvie. Caspita. Per dire, anche Prib, che era un agente dei servizi segreti italiani, tanto per dirne italiano, uno. Ma non lo sa. Adesso diciamo, ne hanno dette di tutti i colori. Il tedescaccio cattivo, tutta una cosa un'altra, eccetera, eccetera, era uno dei servizi segreti italiani. Appunto. Tant'è vero che aveva la pensione dell'INPS. Allora, lasciando stare questo discorso, la storia va avanti così, non va avanti come si immaginano i forconi o quant'altro. Quelli che emergono, in un certo senso, sono persone che devono dare garanzie al potere, no? C'è poco da fare, è sempre stato così, non ci sarebbe stata questo cambio, io direi paradigmatico, della situazione in Sudafrica, da sempre controllata in un modo o nell'altro dai bianchi, più o meno autoctoni, no? No? Sì. Se non ci fosse stata una persona di riferimento, parlavamo prima ad esempio della Chiesa, bravissima nel cooptare le persone, no? E questa persona di riferimento non fosse tale da dare garanzie agli altri. Per forza. Le trasformazioni avvengono così. È vero. Quando mi dicono che Mussolini, e ritorniamo al solito discorso, ma è importante, è stato inizialmente finanziato dalla massoneria francese per indurre gli italiani alla guerra nel 1914, sì, è perfettamente vero. D'altronde era Mussolini il quale aveva un progetto. Il progetto politico l'ha esplicitato molto di più di quanto non si creda il suo progetto. Perché tutte le norme di legge, sia del corporativismo, sia della socializzazione, che sono comunque due cose distinte, sostanzialmente, culturalmente, ideologicamente diverse, tuttavia nascono alla fine dalla sua testa. E lui non avrebbe potuto andare al potere se inizialmente non fosse stato finanziato. Beh, questo non diciamo... E non fosse stato propagandato da grandi donne esperte in queste cose. Ma Sarfatti, bene? Per esempio, Sarfatti. E mi riferisco alla Kulishov, alla Banabanov, e la Sarfatti. Dice, ma quelle saranno state quelle che vuoi, ma è così, la vita è questa. Quindi bisogna stare molto attenti, la soluzione è sempre un compromesso. D'altronde, Napoleone, che è stato un grandissimo, che ha vinto le battaglie, ha vinto la guerra fino all'ultima che si è fatto fregare, e lo ripetiamo, da quel cretino di Mirà, perché credeva chissà di cosa fare lui, non tanto è vero che Napoleone all'isola d'Elba disse Mirà mi è mancato moltissimo a Waterloo la cavalleria fu manovrata da quello che c'è scritto Ney, si legge Ney, e Ney non era all'altezza di controllare la cavalleria. E la vera sconfitta di Waterloo è stata questa, che se invece di esserci Ney c'era Murat, Napoleone vinceva la grande, tanto aveva già quasi vinto oltretutto, no? Cioè, gli inglesi l'aveva già vinti. Solo che poi anche i prussiani intervennero.
È arrivato Blücher in una situazione psicologicamente incerta, dove però Ney, lo chiamiamo Ney perché è detto così, aveva già sacrificato la cavalleria, lanciandola sconsideratamente contro i quadrati degli inglesi, e una cavalleria che, lanciata contro i prussiani, avrebbe cambiato completamente il quadro generale. Lo dico perché le cose stanno così. Comunque, torniamo a Napoleone. Napoleone, ricordiamocelo bene, era massone, sempre stato massone. Ha fatto però gli accordi con la Chiesa. Ha fatto però i concordati con la Chiesa. Perché? Perché Napoleone sapeva perfettamente, come l'ha detto e anche scritto, che la Chiesa serve per tenere bene il potere. Non ti puoi, se vuoi gestire il potere di tipo soprattutto imperiale, come ha fatto Napoleone, non poteva che fare degli accordi e dei concordati con la Chiesa. Però nel momento in cui il Papa ha cominciato ad alzare un po' troppo la cresta, l'ha preso e l'ha carcerato. Così si fa. Non solo. Ma mentre faceva gli accordi con la Chiesa, sviluppava la scuola laica, cosa che in precedenza era assolutamente inesistente. Per secoli chi voleva acculturarsi o si faceva prete o comunque doveva andare a scuola dai preti. Quindi immagino un po' qual era la situazione. Però lui cosa ha fatto? Ha fatto gli accordi con la Chiesa e poi ha creato la scuola laica. Se c'è una scuola laica oggi in Italia, la scuola laica c'è semplicemente perché Napoleone l'ha creata all'inizio dell'Ottocento. Questo è fuori discussione. Quindi Mandela è quello che doveva essere. Un uomo gradito a tutti. Infatti. E così è stato. Anche se dopo a farne le spese sono stati i boeri. E sono state massacrate parecchie centinaia di boeri, se forse sono qualche migliaio, I poveracci già hanno scapitato quando fu trovato l'oro nel Transvaal, per cui automaticamente e immediatamente gli inglesi se ne impossessarono, quindi loro fecero una difesa disperata, e gli inglesi utilizzarono il sistema di far morire le famiglie dei boeri nei campi di concentramento, dove ovviamente venivano tenuti in una situazione tragica, isolati in terre assolutamente aride, senza un'alimentazione adeguata, e morivano falcidiati dalle malattie. Gli inglesi sono stati quelli che hanno inventato i campi di concentramento, ricordiamocelo bene. E quindi quello è stato all'inizio il primo grande massacro dei boeri, laddove i boeri, ricordiamolo sempre, erano vincenti, perché con la guerriglia che loro facevano gli inglesi non andavano avanti. Ricordiamo sempre che i boeri furono aiutati dai garibaldini, ci fu una spedizione di garibaldini nel Transvaal in aiuto dei boeri. Bello questo, bello garibaldini ricordare. Garibaldini italiani. Non ho letto questo articolo, mi sembra su Focus, parecchio tempo fa. Sì, l'ho letto. È molto importante con tutte le fotografie e quant'altro. Esatto, con le foto, sì, proprio così, è vero. Questo è stato proprio un articolo in questo senso. Io ritengo appunto che allora, in conclusione di questa domanda sui forconi, ben vengano i forconi, però, a patto che loro sappiano. Sì, però ci vorrebbe una mobilitazione di tutto il popolo italiano, cioè nel senso che, diciamo così, oggi si lamentano tutti, a prescindere da chi la pensa o modo. Ma gli italiani sono sempre lamentati. Però, no, ma dico, ultimamente, per esempio, le statistiche dicono che quest'anno ancora meno italiani andranno via, meno di quest'estate e meno di tutti gli altri natali. Cioè, nel senso, sono dei segnali, questi sintomatici, che la dicono lungo come una situazione, anche se Letta dice che c'è ripresa, c'è qui, c'è là, Letta, no, fa così con quei sordomuti. Saluta il papà. Il linguaggio, capito? Sì. Ogni volta che parli di Letta, ecco, possiamo salutare il figliolino, sì, cioè, quello è il figlio. È il figlio di Letta, è il figlio. Ma ci assomiglia molto, di verità, ci assomiglia molto. Qui una fotografia essendo lui un incrocio fra un cesso e un rospo, quindi viene un ciospo, come si dice in questo caso, insomma, ci assomiglia molto, anzi più bello quello lì di Letta, secondo me è più bello, sì, più umano, sì, quello, sì, quella scimmia lì. Sì, più bello, sì, è più umano, più umano, sì, decisamente più umano, anzi una scimmia al suo posto sarebbe più efficace, sarebbe meglio, ecco, la sinarchia
universale. Ah, senti, allora tu mi hai ricordato quel racconto che fa parte di uno dei notissimi romanzi di Malaparte, che mi pare sia o La pelle o Caput, dove narra di una situazione di questo genere. Durante l'invasione francese, napoleonica francese, un ragazzino russo sparava contro i francesi da una finestra di un'isba. Sì. Catturato, fu portato davanti all'ufficiale, il quale gli disse: io ti dovrei fucilare perché sei un francotiratore. Però se mi dici, vedi, io dice, c'ho un occhio di vetro, se tu mi dici qual è l'occhio di vetro, ti salvo la vita. E il ragazzino, prontissimo, risponde: è l'occhio destro. Dice: oh, accidenti, sei stato bravissimo, ti salvo la vita. Ma come hai fatto a scoprirlo? Perché tra i due occhi che hai, l'unico che ha un bagliore di umanità è quello di vetro. Ah, bello, mamma, che risposta che gli ha dato. Appunto, capito? Quando tu me, io non so se questa storia è vera, quel bambino, bisogna fare un monumento quel bambino. No, girava, bisogna fare un monumento, girata, bisogna dire, nel suo libro. Bisogna dire a Putin di fare un monumento a quel bambino per quello che ha detto. Sì. Come noi al suo tempo lo facemmo al Balilla, no? Ma questo gusto ancora di più, cioè, visto quello che hai detto, capito? Certamente. Così vedi, quando questa è l'aggiunta a quello che dici tu, no? Ecco qua, no? No, ma cioè, vedi, è un continuo diretto. Dagli occhi di costui, ma io guarda, più conosco gli uomini, più apprezzo gli animali, più dagli occhi di costui capisco quanto sia intelligente. Certo, è più diretto, e quanto sia più intelligente dei nostri governanti. Sì, è più diretta di Monti messi insieme, di Ciampi, più a Centaglia lì, insomma. No. Soprattutto è più umano, decisamente. Ma non c'è paragone. A cuore il destino dell'umanità. Non c'è paragone alcuno. Allora, detto questo, io mi inoltrerei nella lettura di una pagina a noi molto cara, di una donna che è appunto a noi molto cara. Sì, no? I Damagli. E che è i Damagli. Allora, ce la leggiamo. Il crollo della virilità. I Damagli, che è una finissima auscultatrice della realtà sociale, della realtà psicosociale, ha notato che in Italia c'è stato il crollo della virilità, ed è verissimo: pochissime nascite, poca voglia di far nascere, diciamo, tanti aborti, maschi sconsiderati, maschi zuzzurulloni, maschi incapaci di prendersi le proprie responsabilità, tant'è vero che l'Italia piano piano viene occupata da popolazioni che meritano di occuparla alla fine, perché la storia dell'umanità è sempre quella: quando le prendi, no? Quando le prendi, bisogna che te le prendi, perché è vero che meriti di prendertele. Così come viene narrato nel libro dell'amico Cristiano Kusterman, dove in effetti fa vedere come la decadenza dell'impero romano d'Occidente, rappresentata dall'imbelle e impotente Onorio, il quale per gelosia uccide l'ultimo grande generale degli eserciti romani, è la espressione tipica di una decadenza che poi apre le porte, ovviamente, alle invasioni barbariche. Perché questi barbari, i Goti, erano gente coi coglioni, per fortuna. I Longobardi, tutta sta gente qui ha veramente rinvigorito un sangue ridotto veramente esamine. Ma leggiamo questa cosa. Il crollo della virilità, pietre erette e simboli fallici, la disperazione del sesso. Capito. Bello. Soggetto e simbolo della forza,
della potenza, della definizione stessa dell'uomo come essere culturale, il pene è segno significante in assoluto, misura di tutte le cose, codice esplicativo di tutti gli altri segni che soltanto in esso trovano la loro convalida. Segno e simbolo che si trova sotto gli occhi di tutti e che proclama il proprio potere nel silenzio di ciò che non ha bisogno di essere espresso, il pene. Se ci si guarda intorno, in qualsiasi epoca, in qualsiasi società, il segnale della potenza mascolina si trova dappertutto. Costruito, scolpito, graffito, dipinto, si erige anche soltanto con una pietra di enormi dimensioni scavata e posizionata con la punta all'insù senza che nulla lo qualifichi. È potenza e al tempo stesso la simbolizza. Essenza, segno e simbolo coincidono. Guarda quanto è importante e profondo questo significante. Beh, veramente essenza, l'osservatrice attenta. Segno e simbolo. Non lo devi descrivere, non lo devi spiegare, perché è, quello lì è. Cosa vuol dire è? È, io sono, ti è, pia e porta a casa, capito? Capito, caro amico Nicchi Vendola, caro amico Nicchi Vendola, forse tu lo capisci. Bella. Gli studiosi, così come del resto l'opinione pubblica in generale, hanno sempre interpretato la presenza di oggetti fallici come segnale propiziatorio e benefico della forza sessuale fecondatrice. Il termine greco è stato usato dagli studiosi archeologi, etnologi, antropologi, storici come termine di evitazione nei confronti del più potente membro del corpo maschile. È un modo per non attirarsi chissà quali reazioni negative, anche se viene giustificato dalla pruderie degli studiosi con il timore di incorrere in un linguaggio osceno. Sarà meglio vincere i tabù e chiamarli penici. Gli scrittori latini di solito rinviano al culto di Priapo, il nostro grande Priapo, al quale noi eleviamo sempre il nostro riverito pensiero. E alle feste agricole quando accennano ai simboli penici, bonaccioni protettori dei raccolti, è sottintesa l'analogia fra la fecondità della potenza sessuale e quella degli orti ben coltivati. Ma si tratta di una specie di cortocircuito mentale che fa evitare, tiene lontani dal pene in sé, dalla sua potenza. La sua funzione sessuale, infatti, ne è soltanto la conseguenza, in quanto la potenza risiede nella sua capacità di erigersi, nell'azione propulsiva che lo caratterizza come l'atto per eccellenza. Come l'atto per eccellenza. È chiaro, no? Chiarissimo. Tant'è vero che io voglio far vedere una figurazione penica della Roma di sempre, che abbiamo qui, ecco, abbiamo qui in questa chiesa, di questa piazza, proviamo a vedere. Dove si vedono tanti peni. Ah sì. Eccoli qua. Sì. E a Roma, ecco. Roma dove lì? Roma è piena, quindi non ci sono soltanto gli obelischi, ci sono queste cose. Beh. Ora, c'era uno che si chiedeva, dal punto di vista artistico, per quale ragione c'è un grande obelisco in piazza San Pietro. Ma l'obelisco in piazza San Pietro ha una simbologia evidentissima. La piazza è fatta a forma di utero, ci vuole così poco a capirlo. Hai capito? Quella è la volta che lo sento. Una forma di utero. Intervengono quelli degli omosessuali, fanno cambiare tutto, non sa mai, o meglio non dire queste cose. Vabbè,
Mi raccomando, mi raccomando, stiamo attenti, Nicky Vendola. Appunto. Attenta, non fare fesserie, No, anche rispetta per, anche per quello scagno, amico di Nicky Vendola. Anche per quello scagno, siete degli apprezzatori, degli artisti. A proposito, c'è una poesiola che voglio dire, che è abbastanza interessante, me la sono segnato qui. Un noto critico alla moda chiedea se una Madonna fosse soda. Ah. Rispondea indispettito il Tintoretto: alle Madonne non si tocca il petto. Giusto. E l'ha detto il Tintoretto. C'è poco da fare. Allora, ritorniamo a noi. Un enorme pene eretto nell'atto della erezione, no? Perché anche la risurrezione di Cristo è una erezione, signori, ricordiamocelo bene. Però, se no, sì. Da qualche parte doveva sfogare, no? Allora, questo enorme, no? Allora, anche di recente c'era qualcuno che si chiedeva, dice, ma l'hanno messo lì per bellezza, per simbolo di potenza, no? Dice, era già lì, perché lo utilizzavano per le corse dei cocchi, no? Ma in realtà non è così. Noi abbiamo una chiesa che rappresenta, nella sua grandiosità, parlo sempre di San Pietro, un utero che è fecondato. Cioè, cosa significa? Che la chiesa è contemporaneamente utero e fecondazione. La classe dirigente della Chiesa feconda la massa, che è quella che si racchiude in quella piazza. Scusate, ma quando vanno lì a fare le loro funzioni cristiche, non vanno lì a riempire la piazza, non è quella massa che deve essere fecondata. Fecondata dal pensiero, dall'immaginazione, dalla creatività del pensiero dell'uomo, che inventa Dio, Madonna, quanto gli pare, dall'alto di quella chiesa enorme, grandissima, eccetera. Se no, non sarebbe stata così. Certo. Non sarebbe stata così. E infatti è così. In mezzo, no? Va bene? Sì, certo, allora, certo. Proseguiamo invece in questa importantissima lettura. Benissimo. Andiamo avanti. Lo sappiamo, sono stati ritrovati ovunque, in qualsiasi luogo in cui esistono tracce di vissuto da parte degli uomini. E gli archeologi hanno dato per scontato, come abbiamo visto, che fossero simboli beneauguranti, senza mai stupirsi del fatto che in ogni epoca, in ogni luogo, il simbolo beneaugurante fosse sempre lo stesso. Certo. Ad esempio, voglio ricordare un'altra cosa, il famoso corno rosso che porta fortuna, altri non è che un pene. Solo che siccome, e perché non è così? No, siccome è un corno attorcigliato, ricorda molto il torciglione del cazzo dei verri, perché come tu saprai, vivendo in campagna, il verro, sì. Il verro, è vero Nicky Vendola? Te lo ricordi? Sì. Sì. Che vivi in campagna. Allora, il verbo all'uccello della tortiglione. Sì, infatti mi sembra che Nicky Vendola stappa le bottiglie di champagne. Okay? Esattamente, cioè stappa le bottiglie. Andiamo avanti. No, potevo accantare. Dimmi tutto. Concludiamo questo pensiero. Adesso però non è più possibile tacere sull'assoluta volontà di banalizzare questa presenza da parte degli archeologi, degli storici, degli etnologi. Si percepisce che c'è un grande imbarazzo e una specie di fastidio che induce gli studiosi, fino ad oggi quasi tutti di sesso maschile, nel ritrovare ovunque questo segno. Ma qui fastidio, loro avranno il fastidio, ma di chi Vendola sicuramente non avrà fastidio. No. Ma lui no.
nel ritrovare ovunque questo segno, compiutamente indicato con la lingua dell'evitazione. È un segno importantissimo, invece, proprio perché si trova ovunque e in ogni tempo, e si tratta della cosa normale che facciamo tutti, è la firma. Proprio questo, la firma. Tutto quanto quello che qui vedete lo abbiamo fatto noi uomini. Quale firma più potente di questa? Il pene eretto è l'uomo, ed è una firma uguale ovunque, in ogni tempo, sempre per il maschio, per ogni maschio, di qualsiasi società, di qualsiasi cultura. Il pene è lui, la sua essenza, il suo io, l'unica forza che riconosce come forza. Non quella delle braccia, o delle gambe, o della mente, ma il pene, la vis. Lo dice una donna, oltretutto, quindi sa quello che dice, una grandissima donna, una grandissima pensatrice, una grandissima scrutatrice dell'essenza della storia dell'umanità. Nel linguaggio comune è riscontrabile, anche se non viene messo in rilievo, questa ben precisa distinzione quando si parla della vis. È la potenza del pene, non la sessualità o la capacità fecondatrice che viene invocata. Infatti io posso immaginare in una società senza Viagra, no? Cosa voleva dire, no? Avere quella potenza. Cosa voleva dire? L'hai detto, perché nel momento in cui l'hai persa definitivamente. Ti posso dire una cosa? Sei un vecchio ricoglionito. No, ti posso dire una cosa? Io sentire che dei giovani, insomma, che fanno uso del Viagra, ma moltissimi. È allarmante la situazione, è allarmante questo fatto. È allarmante sia dal punto di vista socio-biologico, certo, sia dal punto di vista morale e culturale, perché significa che questi giovani hanno perso quella potenza fondamentale che invece hanno i popoli generano, fanno figli. Giorgio, Roma perché è piena di ragazzini di colore. Ma piuttosto una cosa, bene a venire qui. Ma a dissodare. E poi c'è una cosa, questi ragazzi di oggi, la maggior parte di loro, mangia malissimo, porcherie, non hanno la cultura del mangiare, della salute, e poi spenelo di qua, spenelo di là, questa alla fine porta proprio al debosciamento totale di buona. La parola ecco giusta perché. È debosciato, oltretutto esatto. Poi hanno a che fare a scuola con delle femmine che te dico, per cui sono anche terrorizzate, quando mi dicevano che il maschio americano, me lo dicevano 30 o 40 anni fa, era terrorizzato dalla femmina, ed era vero, aveva dei grossi problemi nei confronti della femmina aggressiva, della femmina che voleva tutto, per cui anche il maschio provetto, diciamo così, aveva poi delle defiance di carattere psicologico, no? Quella famosa e sostanziale ansia da prestazione che non avevano i maschi fino a 50, 60, 70 anni fa, quando la femmina era sottomessa. La femmina sottomessa e non la femmina aggressiva, che poi ricordiamoci bene che la femmina aggressiva è una femmina piena di testosterone, cioè di ormone maschile. Non è soddisfatta, entra, diventa aggressiva. La endocrinologia insegna cose molto importanti. Certo. Anche in una femmina compiuta, che è femmina nel vero senso della parola, non mezzo, un eccesso di testosterone determina un'aggressività sessuale. Uno dice, c'è un eccesso di testosterone rispetto all'estrogeno, che è l'ormone dell'estro, l'ormone femminile, dice quindi, allora si attenua l'estro femminile, non è vero, invece c'è l'aggressività tipica del maschio, perché il testosterone rappresenta dal punto di vista psico-ormonale, no, l'aggressività del maschio. Esatto. Quando una femmina è piena di testosterone ha quell'aggressività che è tipica del maschio. Esattamente, che ovviamente capita. Lo posso garantire, guarda, capita ancora così, anzi adesso, di più di ieri. Perché l'uomo di ieri, hai detto tu, era molto più pieno di quello di oggi, è verissimo. Perché purtroppo
l'alimentazione come cui oggi crescono certi giovani è veramente una cosa mortale e quindi distrugge tutto, cioè è tutto contro natura, la natura ti castiga quando gli vai contro, Giorgio, ti castiga. Esattamente. E arriva a questo punto qua. E quindi mi auguro che chi ci ascolta, ma non solo chi ci ascolta, insomma, ma chi ci ascolta lo posso dire, cioè, se si, insomma, che uno comincia a pensare a queste cose e a dire perché, a chiedersi perché, a informarsi bene, cioè, perché la salute, come tu sai, tu me lo insegni, comincia dal piatto. È importante questo, e poi non solo il crescere, cioè devi crescere secondo le leggi della natura, non puoi andarci contro perché sei castigato, vieni infatti fuori, vieni eliminato e gli altri prendono il tuo posto. Questo è chiaro, esattamente. E già di più, guarda che anche le popolazioni, non può essere, attenzione, che anche le popolazioni del terzo mondo, che arrivano nel cosiddetto paese del primo mondo, cioè noi, Europa, che si comporta come noi, subiscono i stessi danni, anche loro, mica, anche questo possiamo dire. Sicuramente. E quindi, se cominciano ad andare da McDonald's, esatto, perché purtroppo c'è questo, qui c'è tutto da fare un'indagine. Io anzi chiederei dei sociologi e dei medici, magari di fare uno studio di queste cose qua. E di mettere in alto. Sì, lo so, ma bisogna divulgare di è più. Cioè, è piena di studi su relativi all'alimentazione, soprattutto esatto, all'alimentazione carne. Esatto, purtroppo la televisione, i mezzi di informazione, i media, di queste cose qua, loro. Non dicono nulla, capito? È questo che bisogna puntualizzare. La televisione in mano a loro. Va bene, Giorgio, allora. La televisione, le stesse multinazionali del farmaco. Sì, ma tutto va loro. Producono farmaci, sostanze chimiche. Tutto loro, come dimostrato. OGM. Sono le vere responsabili del calo di virilità dovuto all'alimentazione della carne. Sì. È tutta carne gonfiata dagli ormoni. Esattamente. Finiamo perché devo chiudere, perché devo andare. Fra un po', dimmi tutto. Anzi, dici tutto. Allora, concludiamo per concludere dobbiamo ovviamente ritornare un po' indietro con la frase. Sì. Nel linguaggio comune è riscontrabile, anche se non viene messo in rilievo, questa ben precisa distinzione quando si parla della vis. È la potenza del pene, da qui vis e vir, ricordiamocelo bene. Vis, vir, vir, il vir, no? Non è homo. Il vir non è homo, no. Homo è l'uomo, homo è l'uomo generico. Il vir è il vir perché ha la vis, eh? Cioè qui la distinzione quando si parla della vis. Sì. È la potenza del pene, non la sessualità o la capacità fecondatrice che viene invocata. La radice vi è alla base di tutti i vocaboli che si riferiscono alla mascolinità, a cominciare da quel fortissimo vir, che è il maschio dotato di vis e da cui discende la virtus. Allora, quando tu mi parli delle virtù del cristianesimo, quelle raccomandate dalla classe dirigente dei preti, no? Dove la virtù è la sottomissione, non è così, è il contrario. Tu hai mistificato, tu hai cambiato le carte in tavola, tu hai falsificato le parole, perché non è così. La virtus è vir, poi non solo, ma anche victrix, vittoria, victrix. È tutto lì su quel V, su questa cosa scritta, messa così. Se facciamo dire vittoria, forza, vuol dire una potenza. La virtus copre tutte le virtù, tutte le altre potenze, tutti i poteri che sono tali in quanto ad essa analoghi. Analoghi. È vero che c'è un editore di amici editori, che hanno una società editrice che si chiama proprio Victrix, eccola qui, Victrix, ecco qua, Saturnia Regna, il regno di Saturno, sì, bello, editore Victrix, eccolo benissimo, qua. Benissimo, molto bene Giorgio, abbiamo centrato anche un po' l'argomento stasera, 22 dicembre, 2013, quindi allora dobbiamo riprendere questo discorso, Giorgio, perché questo discorso sulla salute, sulla verità dell'uomo, sulla crisi della famiglia, direi che dobbiamo farlo per questo discorso. Quindi dopo Natale dobbiamo veramente dire qualcosa in questo senso, perché ne vale la pena, più serio. E quindi niente, se tu sei d'accordo, dovremmo chiudere qua per il momento. Se sei d'accordo, io propongo per questi nostri incontri il titolo
dei I ragazzi irresistibili. Bene, sì, proprio tratto così. Oh. Da una nota commedia. Commedia. Sì, che niente, noi è realizzato al momento in nome del nostro Sacro Romano Impero, di nostra madre Roma antica, salutiamo tutti i nostri amici che ci seguono, facciamo gli auguri di ogni bene, i nostri amici parroci, le suore, la suora spagnola, la suora Consuelo, sai se si ascolta, e dopo come si scrive più suora Consuelo, vorrei che ci, mi scrivesse un'altra volta. La salutiamo, e salutiamo appunto tutti, detto prima, il cardinale De Crescenzio, sempre di Napoli, il Papa, no? Sperando che faccia quello che abbiamo già detto tante volte, tutti i nostri amici, e niente Giorgio, noi ci sentiamo ancora. Quindi speriamo che molti leggano quelle bellissime pagine di Damagli, che è veramente un libro bellissimo, anzi se puoi rifai vedere il titolo ancora, sì, per i nostri amici, perché va preso, ecco, di difendere l'Italia, bellissimo, questo lo consigliamo magari da fare un regalo di Natale ai vostri amici, perché anche il prezzo del contenuto e poi si regala una cosa di utile che fa riflettere, che fa pensare a chi siamo, perché siamo così e cosa dobbiamo fare per uscire da questa situazione che è veramente molto molto drammatica. Questo va detto per la precisione, perché un popolo senza moralità e senza spirito, senza senso di appartenenza è destinato a scomparire, diciamocelo chiaro e tondo, scomparire, certo, va bene Giorgio, senza mesi termini, no, scusate, no, niente, ti saluto carissimamente e ricordiamoci, se voglio, sempre, se voglio, questa nostra rubrica, sì, questo nostro sodalizio, sì, è i ragazzi irresistibili, lo copiamo, sì, però è talmente bello, i, sì, ragazzi irresistibili, sì, e se vogliono la soluzione ti baciano, bacia sempre quel cordone, esattamente, va, questo senza dubbio, ti saluto Giorgio carissimo, a presto, ciao.